La vita promessa 3, anticipazioni e novità della nuova stagione. La vita promessa 2 volge al termine e già i telespettatori si chiedono se potranno godere di una nuova stagione dell'amatissima serie. Sebbene al momento non ci siano notizie precise, le interviste fatte agli attori permettono di comprendere cosa succederà prossimamente e anche che in tutta probabilità avremo una nuova stagione della vita promessa. La vita promessa 3. Luisa Ranieri verso l'addio. La serie firmata da Laura Toscani, ma poi sviluppata dalla coppia Tognazzi-Izzo, non prevedeva più di una stagione. A causa del successo ottenuto e per via della particolarità della trama, si è deciso poi di prolungarla e si è così girata la seconda stagione. Nonostante il calo di ascolti registrato, in questa occasione già si parla di una terza stagione che appare essere molto probabile. Sicuramente però i telespettatori dovranno valutare la possibilità di assistere ad una fiction un po' diversa rispetto a quella alla quale erano abituati. Infatti Luisa Ranieri, l'attrice che interpreta la protagonista Carmela, ha detto di avere una grande passione per il suo personaggio, davvero straordinario, ma di aver accettato con grande titubanza il ruolo nella seconda stagione. La Ranieri infatti riteneva conclusa l'esperienza già con la fine della prima stagione e ha sostenuto in numerose interviste che a maggior ragione una terza non avrebbe alcun senso. Le vicende infatti hanno trovato una loro fine e sarebbe inutile allungarsi. Visto che la Rai e gli altri attori pensano ad una nuova stagione, è molto probabile che i telespettatori dovranno in qualche modo dire addio a Carmela. Le storie andrebbero molto probabilmente avanti nello stesso modo, incentrate sulle vite e le loro storie dei figli della Rizzo. Proprio a proposito di questo, il giovane attore Vittorio Mazzagù, che ha interpretato Alfredo e che è noto al pubblico della fiction per essere stato il figlio di Rosy Abbate su Canale 5, ha spiegato che vede plausibile una nuova stagione che lo riguardi da vicino. La vita promessa 3. Vittorio Mazzagù parla della nuova stagione. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Mazzagù ha dato degli ulteriori dettagli per quanto riguarda la possibile terza stagione della vita promessa. Infatti Vittorio ha voluto sottolineare l'evoluzione di Alfredo, che si è guadagnato quasi un ruolo da protagonista. Se all'inizio di queste puntate appariva come titubante e pieno di complessi di inferiorità, è man mano molto maturato fino a diventare sicuro di sé e un'ottima spalla per Carmela e Sharon. Inoltre il carattere di Alfredo è stato ben definito nel corso di questa seconda stagione. Il ragazzo ha addirittura allontanato suo fratello, perché a suo dire avrebbe tradito gli ideali di etica tramandati dalla famiglia. Quello del giovane Rizzo è sicuramente un ruolo importante e si tratta dunque di un personaggio particolarmente carismatico. Vittorio Mazzagù ha infatti dichiarato che molto probabilmente la terza stagione lo vedrà come protagonista. Pur comprendendo il discorso di Luisa, che vuole avere una conclusione, l'attore ha dichiarato che Alfredo avrebbe davvero molto da dare. Inoltre, per un attore ancora giovane come lui, sarebbe davvero una sfida interpretare la crescita del figlio di Carmela e tutte le sue tantissime evoluzioni caratteriali. A voi piacerebbe vedere La vita promessa 3 interamente nelle mani di Alfredo, che porterebbe quindi avanti la tradizione della famiglia Rizzo? O preferireste, in assenza di Carmela, assistere direttamente alla conclusione di questa fiction che ha davvero appassionato i telespettatori e riscosso tanto successo? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.